Ciao navigatori! Prima di continuare, ti invito come sempre a iscriverti al canale. L'origine del Natale è associata alle celebrazioni della nascita di Gesù Cristo, il fondatore del cristianesimo. Tuttavia, la scelta del 25 dicembre come data per festeggiare il Natale ha radici più complesse ed è influenzata da diverse tradizioni e festività. Inizialmente il cristianesimo non aveva una data specifica per commemorare la nascita di Gesù. La data del 25 dicembre fu scelta nel IV secolo durante il regno dell'imperatore romano Costantino. Ci sono comunque diverse teorie sul motivo per cui questa data fu selezionata. Sincretismo con festività pagane. Il 25 dicembre coincide con la festa della radiazione dell'Annunciazione nell'emisfero settentrionale, una data significativa per molte culture pagane. Alcuni ritengono che i cristiani abbiano scelto questa data per sovrapporsi alle festività pagane esistenti, facilitando così la transizione delle persone al cristianesimo. Calcolo della data. Gli antichi cristiani credevano che Gesù fosse stato concepito e morto nel medesimo giorno dell'anno, ossia il 25 di marzo. Pertanto, aggiungendo 9 mesi a questa data, si sarebbe ottenuto il 25 dicembre come la presunta data della sua nascita. Tradizione dell'Annunciazione. Altri invece hanno collegato la scelta del 25 dicembre alla tradizione dell'Annunciazione, quando l'Arcangelo Gabriele annunciò a Maria che sarebbe diventata madre di Gesù. Va notato che le chiese orientali cristiane tradizionalmente festeggiano il Natale il 7 gennaio, seguendo il calendario giuliano. La connessione tra il 25 dicembre e la festività romana di Sol Invictus, il Sol Invito, è stata suggerita come uno dei possibili motivi della scelta di questa data per celebrare il Natale. Sol Invictus era una festività romana dedicata al culto del sole, celebrata appunto il 25 dicembre. Durante il periodo dell'Impero Romano, il culto del sole era particolarmente importante e l'adorazione del Sol Invictus raggiunse il suo apice nel III secolo d.C. L'imperatore Aureliano istituì la festa ufficialmente nel 274, celebrandola appunto il 25 dicembre. La data era associata al solstizio d'inverno, quando i giorni iniziano a diventare più lunghi, simboleggiando la vittoria della luce sulle tenebre. In questo modo il significato del 25 dicembre come giorno della nascita di Cristo avrebbe assorbito e sostituito gradualmente le antiche celebrazioni legate al Sol Invictus. Va notato che, sebbene questa connessione sia stata suggerita e discussa, non esiste consenso assoluto tra gli studiosi sulla questione e la scelta della data del 25 dicembre rimane un argomento di dibattito storico. La rappresentazione tradizionale del presepe spesso mostra scene che potrebbero sembrare più adatte alla primavera che all'inverno. Questo aspetto è stato oggetto di dibattito e discussione, poiché la descrizione della nascita di Gesù nei Vangeli non specifica la stagione in cui è avvenuto l'evento. Nel corso dei secoli l'arte e la tradizione hanno contribuito a plasmare la rappresentazione del presepe, incorporando elementi che erano familiari alla cultura dell'epoca. Poiché molte delle prime rappresentazioni del presepe venivano create in regioni dove il clima invernale era più mite rispetto alle regioni settentrionali. È possibile quindi che questa influenza abbia portato a scene che sembrano più suggestive della primavera che dell'inverno. Le rappresentazioni tradizionali del presepe includono spesso pastori e animali da pascolo e altri personaggi vestiti in modo leggero, anche se la nascita di Gesù comunque è collocata nel periodo invernale. Questa scelta stilistica e iconografica è stata influenzata dall'interpretazione artistica e culturale delle persone che hanno creato e tramandato queste rappresentazioni nel corso dei secoli. Betlemme è una città situata in Cisgiordania, nei pressi di Gerusalemme. Il clima in questa regione è tipicamente mediterraneo, con estati calde e inverni miti.
il che potrebbe giustificare la rappresentazione del presepe con personaggi vestiti in modo relativamente leggero. Tuttavia è importante notare che le descrizioni precise della data delle condizioni meteorologiche della nascita di Gesù non sono fornite nei Vangeli. Quindi la scelta di rappresentare il presepe in un ambiente che sembra più primaverile che invernale è in gran parte una convenzione culturale e artistica sviluppata nel corso dei secoli. La tradizione del presepe si adatta alle rappresentazioni culturali delle persone che lo creano, riflettendo spesso le influenze locali e le condizioni climatiche del luogo in cui viene creato. Tra l'altro, la rappresentazione simbolica della nascita di Gesù, a mezzanotte, potrebbe avere radici nella simbologia associata all'oscurità e alla luce. La nascita di Gesù è spesso vista come un momento di grande luce spirituale che entra nel mondo, e la mezzanotte rappresenta tradizionalmente il punto più buio della notte. Quindi, la scelta di mezzanotte potrebbe essere simbolica, sottolineando la transizione della notte al giorno e rappresentando la luce che è entrata nel mondo con la nascita di Cristo. È importante sottolineare che la data specifica del 25 dicembre, così come la rappresentazione dettagliata della Natività, è stata influenzata dalle tradizioni culturali, religiose e artistiche sviluppate nel corso dei secoli. La precisione storica di tali dettagli può variare, ma essi continuano a essere elementi centrali delle celebrazioni natalizie in molte tradizioni culturali. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. Alla prossima, ciao!